Tra sabato e domenica si sono svolte a Lizzola le gare di Coppa Italia di snowboard, valide anche come prova fissa. Dopo il rinvio di sabato della gara in programma in notturna a causa del forte vento, domenica mattina, grazie al grande impegno degli organizzatori, si sono potute svolgere le restanti competizioni di slalom parallelo. Oltre 70 gli atleti alla via provenienti da tutto il mondo e grande partecipazione di pubblico che ha dimostrato di apprezzare lo spettacolo. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere a metà la manifestazione, abbiamo voluto fare solo la gara del sabato, abbiamo ripreso la domenica. Siamo comunque contenti perché abbiamo avuto parecchi concorrenti, tra l'altro più della metà erano stranieri, venivano un po' da tutta Europa e anche dal Canada, comunque dal resto del mondo, quindi siamo veramente felici. Questo ci porta comunque a organizzare sempre con più voglia queste manifestazioni a Lizzola, che da qualche anno veramente sta diventando tra le stazioni comunque più importanti in provincia di Bergamo, soprattutto per le manifestazioni che fa per i ragazzi e quindi la nostra impronta giovane. Lizzola ha veramente cambiato marcia, quindi venite a trovarci. In campo femminile si è imposta l'austriaca Bernadette Ernst con 220 punti, dietro di lei la scudo crociata ladina Jenny con 176 punti. Chiude il podio la polacca Veronika Biela con 132. Migliore azzurra è stata Elisa Profanter, che ha chiuso al quarto posto con 110 punti. Vittoria austriaca anche in campo maschile con Sebastian Kisslinger, che ha ottenuto 260 punti. L'austriaco ha messo alle sue spalle il canadese Matthew Carter con 208 punti ed il compagno di nazionale Johan Stefaner, che ha ottenuto 156 punti. Miglior azzurro Maurizio Bormolini, che è giunto quinto con 117 punti.